Volevo scendere al mare da questa parte, dai soliti miei ponticelli, però, come potete vedere, la pioggia dei giorni scorsi ancora non Da permette di questa passare. parte invece tutto asciutto, sul lungomare tutto asciutto. Oggi è proprio una bella giornata, la voce del mare si sente, tutto bello tranquillo, c'è una bellissima temperatura, si sta bene, c'è un venticello molto piacevole. Ecco il mio mare a novembre. C'è un bellissimo odore di mare e di eucalipto. Ecco, questa è una pianta di eucalipto, profumatissima. C'è la strada al di là dei Tre Ponticelli, praticamente è tutta allagata e l'intensità della pioggia ha fatto cadere un pino. Qui nel boschetto vicino alla spiaggia è tutto allagato. Penso che però in pochi giorni dovrebbe ritornare tutto alla normalità. Qui il lungomare invece è tutto asciutto. In questa bella giornata, questa è la situazione del mare. Oggi è il 2 novembre. Nei giorni scorsi c'è stata molta pioggia, però dalle mie parti non è stata una pioggia tremenda, è stata una pioggia tranquilla, continua, che ha procurato soltanto degli allagamenti in zone magari dove già di solito c'è abbastanza umidità e facilmente l'acqua si accumula. Però per il resto è andato tutto bene. All'orizzonte c'è un po' di foschia, anzi un bel po' di foschia, e quindi la parte estrema lì del golfo non si vede molto bene. Mi piace molto guardare le onde che si infrangono sulla spiaggia. Fanno queste strisce lucide. Bellissimo. È molto bello passeggiare qui. Poi la sabbia ha una consistenza tale, è morbida e nello stesso tempo è compatta, quindi sembra faccia un massaggio alla pianta del piede mentre si cammina, stupendo. La spiaggia, la sabbia è punteggiata di pietre. Questo è il lavoro che ha fatto l'ultima mareggiata con il maltempo. Il mare qui è molto basso, penso che lo si noti dalle per video rende, ma stare qui ad ascoltare il rumore delle onde, a guardare queste onde che vanno, che vengono, la sabbia che cambia colore e consistenza al contatto dell'acqua, è una cosa che rilassa, rilassa tantissimo. Per me è l'azzurro il colore della serenità, della tranquillità, della gioia addirittura, perché per me il mare è gioia, almeno visto qui dalla riva, perché comunque io, anche se so nuotare, amo fare il bagno, stare in acqua, però sempre abbastanza prossima alla riva e dove si tocca. Qui da me non c'è problema di non toccare perché
per arrivare ad affrontare un fondale profondo oltre i 2 metri bisogna andare veramente molto molto lontano dalla riva. Da queste parti invece la spiaggia non ha pietroline, quindi le mareggiate non hanno portato pietre, pietruzze varie, quindi tutto è rimasto uniformemente sabbioso. Ogni tanto tra le pietroline qualcuna molto bella, come questa bianca, molto molto bella, sembra un gioiellino. Acqua dolce e acqua salata si incontrano. Il cagnolino si gode il fresco dell'acqua. Io mi sono bagnata i piedi. Bello? Bello? Corre dalla dei padroni lì. Spero di non farvi venire il mal di mare, che io sia riuscita a fare delle riprese che facciano veder bene questo posto, Villa Piana Lido, a novembre. Questo è il boschetto che c'è alle spalle della spiaggia. E c'è un profumo di pini meraviglioso, proprio molto bello. La mia passeggiata proseguirà verso l'interno per la strada che conduce a lungomare e poi a casa. Ormai il sole è abbastanza basso, ma ancora l'aria è bella, fresca, gradevolissima. Questa è la parte del boschetto. C'è ancora qualche segno della pioggia, però io adesso vado dall'altra parte. Qui ci inoltriamo ancora verso il mare. Invece vado da questa parte. Come potete vedere, Villa Piana Lido ha un lungomare un po' particolare, perché non è il classico lungomare con abbastanza dritto, che come potete vedere sembra quasi una stradina di campagna. Ci sono vari punti di questo lungomare che sono, alcuni hanno l'aspetto del lungomare classico con le panchine con vista sul mare direttamente, invece vedete qui c'è un pezzetto che è in mezzo al verde e il mare lo si può vedere, intravedere attraverso le piante, ecco, non so se, ecco, da qui, vedete? E adesso vado a casa.